e dopo due ore di rinvii a causa della fittissima nebbia nella parte alta del percorso, alle 12 è finalmente partita la prima manche del gigante femminile e sono scese 105 delle 116 iscritte. In testa c'è la slovena Maze che precede di 34 centesimi Federica Brignone, poi Gurgel Risch e un'altra azzurra, Manuela Mölg, quinta a 94 centesimi. Altre italiane, nona Denise Carbon, 22esima Irene Curtoni. Grande euforia in Casa Italia soprattutto per la prova di Federica Brignone, figlia dell'indimenticabile Ninna Aquario, che è qui e la sta seguendo con grande trepidazione. Anche la Mölg, la buona Mölg, ammirata in questa prima manche, può sperare. Indefinibile per il momento l'ora d'inizio della seconda manche. Dopo l'arrivo di tutte le concorrenti ci vorrà il tempo giusto per la sistemazione della pista e per la ricognizione del tracciato. Un tracciato apparso compatto fino a un certo numero di percorsi per poi sbriciolarsi man mano che partivano le atlete in gara. Da Garmisch-Partenkirchen, collaborazione tecnica Sergio Ciani, linea Roma. Un'altra medaglia, la quinta per l'Italia ai mondiali di sci alpino, è arrivata pochi minuti fa nel gigante femminile, l'ha conquistata Federica Brignone, argento, staccata di soli 9 centesimi dalla vincitrice, la slovena Tina Maze, davanti alla francese Vorley, quarta, ma avrebbe strameritato di salire sul podio un'altra azzurra, Denise Carbon, autrice di una seconda manche eccezionale in una travagliata dai rinvii giornata per via della fittissima nebbia. Le nostre ragazze hanno finalmente mostrato tutto il loro valore a completare il grande successo di squadra, il sesto posto di Manuela Mölg. Nell'ultima gara di Coppa del Mondo, sempre in gigante, prima di questi mondiali disputatasi a Zwizel, non lontano da qui, era arrivata proprio seconda e questo argento la conferma nell'elite di questa specialità e in un momento di forma straordinaria. Federica Brignone ha dato oggi il via ad una nuova valanga rosa, come quella di cui faceva parte la mamma, Ninna Aquario, qui ad applaudirla, considerando anche il quarto posto di Denise Carbon e il sesto della Mölg. L'entusiasmo di Federica Brignone dopo la gara. Sono troppo felice, ho la valla, la spacca, i mondiali sono così, non perdevo niente, al massimo ci guadagnavo e basta, quindi ne è valsa la pena, direi. Ho cercato di stare tranquilla e basta, adesso pensiamo a questa medaglia. L'oro è andato alla slovena Maze, battutissimi nomi importanti come Risch, Schild, Persson, Gurgel e Mancuso. Collaborazione tecnica Sergio Ciani, da Garmisch-Partenkirchen, linea Roma.